Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale oppure benvenuti se è la prima volta che lo visitate. Sono al Napoli Comic Con edizione 2022 in compagnia di Massimo Rosi, titolare, fondatore di Leviathan Labs. Ciao Massimo. Ciao, ciao. Allora, sono qua perché innanzitutto Dili ha spammato tantissimo questa casa editrice e io me ne sono incuriosito tanto. Se mi seguete lo sapete che siamo molto amici io e Dili, e quindi quello che legge lui a volte capita che me lo leggo anch'io. È stato questo il caso, ho iniziato con Roman Ritual, una vostra produzione, e mi sono interessato alla casa editrice. Come siete nati, da dove è arrivato il tutto e insomma cosa pubblicate? Allora, principalmente Leviathan Labs nasce dall'esigenza proprio mia e di un altro paio di autori di creare qualcosa di nuovo, di unico abbastanza, cioè creando proprio quello che è il concetto di una boutique publisher, ovvero tipo una piccola casa editrice che comunque tipo ti dà sempre quel tipo di regalo, qualcosa in più, prodotto ricercato, come appunto ai tempi quando uscì Barbarian King facemmo l'acqua di Cimmeria, oppure le lattine di Street Angel, sempre avere un prodotto comunque che in qualche modo vada a coccolare il lettore che ci viene a cercare, no? È nata con questo concetto, cercare appunto di creare una boutique publisher. Come però? Io sono sceneggiatore, cioè faccio sceneggiatore ormai da 13 anni negli Stati Uniti. In Italia non avevo mai fatto niente, o quasi, se non un fumetto con Shockdom. E la mia esigenza è nata proprio per un bisogno di cuore, di dire voglio portare i miei titoli in Italia. Però siccome tipo appunto non avevo voglia di sbattermi nel creare relazioni per vendere licenze con altre realtà editoriali italiane, perché comunque l'Italia per queste cose è sempre molto complessa, ma in tutto il mondo del lavoro italiano è complesso. Potremmo aprire una parentesi enorme. Enorme, si sta qua tutto il giorno. Da questa esigenza ho detto comincio a portare i miei titoli in Italia, me li fondamentalmente autoproduco. E tutto è partito in realtà con Barbarian King, che Barbarian King erano scaduti i diritti di Conan in Europa, era diventato di pubblico dominio e quindi praticamente con le dovute precauzioni, perché comunque ci sono delle regolamentazioni, dei brevetti legati al personaggio e devi stare molto attento, l'abbiamo voluto portare qua. E siamo partiti da quello, ma veramente autoproducendoci. E da lì poi piano piano Dark Frontier, che era uscito appunto per Caliber inizialmente, fatto con Pamela Poggiali e Luca Panciroli, e da lì proprio la cosa ci ha preso veramente la mano. All'inizio non eravamo neanche in distribuzione, facevamo questi tour, legavamo con le fumetterie, facevamo amicizia con loro e gli lasciavamo i fumetti in contovendita. Poi piano piano, perché poi comunque ora è 2 anni e mezzo, quasi 3, che esistiamo proprio come realtà editoriale impostata abbastanza bene. Quindi dopo un po' in questo senso ci siamo iniziati proprio a dire vabbè, cominciamo a fare una rivista, ok, Doomsday Machine deve essere una rivista di 6 numeri, antologica, con un genere particolarissimo, strano e tutto. E la prima fu Atom Punk. Questa invece è la seconda parte, diciamo, è Wired Western come genere, quindi tipo mescoliamo il genere horror sci-fi all'interno proprio del genere western. E il primo invece era Atom Punk, proprio ispirato un po' a Fallout, a tutta la letteratura di quel genere, no? Tipo l'apocalisse negli anni 50, il terrore della guerra fredda e il terrore nucleare. Faccio vedere anche qualche disegno, perché io l'ho presa ieri questa qui e consigliata ovviamente, e mi hanno colpito subito perché ci sono tanti stili diversi, perché è una rivista antologica, giusto? Sì, sì. Voi reclutate i disegnatori o fate insomma lo scouter? Allora, lo scouting? Dipende, si fa sia scouting online, solitamente sui social, e allo stesso tempo però conosciamo i disegnatori in fiera, cioè in tutti i modi in realtà, in tutte le modalità. Cioè magari hai un disegnatore che conosci e ci vuoi lavorare, gli proponi il lavoro. Hai un disegnatore che ti viene in fiera, come è già capitato qua, che ce ne sono arrivati 4-5 e ci sono piaciuti, ti lasciano il portfolio, ci risentiamo quando rientriamo, no? Oppure addirittura, se proprio c'è bisogno, si fa una call sui social network in generale. Quindi usiamo un po' tutte le maniere per trovare disegnatori, l'importante è trovarli. Quali sono le novità che avete portato in fiera? Così almeno vediamo un pochettino che cosa proponete nel catalogo, e ovviamente se queste novità chi mi segue può trovarle anche in fumetteria, libreria, o quali sono insomma i canali che distribuite? Sì, i canali, noi siamo distribuiti in fumetteria da Mani Comics, Star Shop e dalla prossima settimana anche con Pegasus Alastor. Ah, ok. In libreria però non con tutto il catalogo, non con tutti i prodotti, perché stiamo ancora un po' sondando il terreno, con messaggerie oppure sul nostro shop online. Quindi c'è, fondamentalmente ci trovano tecnicamente quasi dappertutto. Diciamo le novità, partiamo un po' da febbraio-marzo. Vai. Abbiamo preso da poco comunque i diritti di Street Angel, quindi abbiamo cominciato a lavorare su licenza con alcune testate Image, 3 in tutto.
progetto, Street Angel, La mano del destino e poi la macro novità di questa fiera. Ok. E quindi abbiamo appunto Street Angel, che è di Jim Rugg, proprio serie di mi verrebbe a dirti punk, proprio serie Jim Rugg, ora lavora in Marvel, sta facendo Hulk, Grand Design, è veramente un autore incredibile. Lui proprio tipo veramente è tra l'underground, l'ultra pop e il punk, cioè è proprio un autore che lui nasce poi nell'autoproduzione, quindi è un genio, per me è un genio, è bravissimo, lavora, si fa tutti i font a mano, è mostruoso, è veramente bravo Jim. E quindi abbiamo riportato questo prodotto e se non erro qualche anno fa fu portato da BD, però appunto in una nuova edizione e tutto. Poi questo con copertina di David Rubin, scritto da me, disegnato da Letizia De Pedri. Questo è un progetto particolare, Mushroom okay. Wars, perché fondamentalmente io quando scrissi Gaijin Salamander, che è un prodotto andato molto bene, uscito in Francia con edizioni del Cour e tutto, è stato un titolo che aveva un qualcosa che era piaciuto tanto ai lettori, no? Cioè non so se era un po' appunto questo contrasto tra gli animali antropomorfi e una storia di samurai e cose del genere, e volevo in qualche modo ricreare quel feeling, no? Quella vibrazione, quella... e pensai di fare un fantasy però con ambientato in quello che è con il piccolo popolo, personaggi dei boschi e così. Okay. Però la prima cosa che mi venne in mente dissi vabbè, esiste già Mouse Guard. E quindi è difficile fare qualcosa di più figo, no? O comunque che non rimandi subito lì con la testa. Però pensai, con i funghi potrei fare funghetti antropomorfi e un fantasy spietato, perché poi è un fantasy spietato, violento, cioè un fantasy bello crudo. E mi misi a informarmi un po' su Google se esisteva comunque qualcosa del genere, e trovai che la Zillion Whales era una casa produttrice di videogames che aveva questo gioco Tower Defense, che era già il secondo volume, uscito per PlayStation, per un sacco di roba, anche molto premiato, che si chiamava Mushroom Wars, su questa tematica qua, funghi che si facevano la guerra fantasy. La prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto provo a contattarli, gli chiedo se vogliono darci in licenza i diritti per il fumetto, e eccolo qua. Fondamentalmente eccolo qua. Figata. Quindi è andata molto bene. Faccio vedere un paio di... Vai, vai. Che poi Letizia ha questo stile molto illustrato, anche a volte può sembrare per bambini, però poi la storia in sé è un fantasy piuttosto truce e violento. È uscito il secondo volume e conclusivo di Locust, che Locust praticamente è una serie uscita con Scout Comics in 8 issues, 8 numerini spillati da 22 pagine. Locust per l'appunto è una storia post-apocalittica, sempre scritta da me, e scrivo abbastanza in casa editrice. Mi sembra giusto, mi sembra anche giusto, no? Ma io se ce ne fossero io li faccio scrivere, però mi tocca scrivere a me. No, vabbè, a parte le cavolate. E niente, Locust è una storia proprio post-apocalittica molto classica che scrissi, mi venne in mente di farla nel periodo in cui morì Romero. Cioè dissi, madonna, come si può riuscire a creare un prodotto che comunque abbia quel feeling dello zombie, della storia post-apocalittica, e concentrandosi anche sull'uomo, no? Che magari in The Walking Dead un po' ci hanno provato, un po' ci sono riusciti, però a me non aveva convinto del tutto, no? Quindi ho detto, bah, mi piacerebbe creare qualcosa del genere. E ragionandoci un po' mi venne in mente la piaga biblica delle locuste. Per caso ti ha ispirato, visto la maglietta, non so se la vedete, per caso ti ha ispirato un certo gruppo metal? Ho scritto alcune fasi della sceneggiatura ascoltando determinate canzoni, no, nonostante tutto Locust dei Machine Head è stata, però no, ho ascoltato tanto anche Yellowin in quella fase tipo The Swing of a Fallen World, degli ultimi CD però, no? Che mi ci stavano, quindi mi faceva la colonna sonora. Però appunto, oltre quello, perché appunto la piaga biblica delle locuste, Locust dei Machine Head, la mosca di Cronenberg come tipologia di mostruosità e trasformazione, ho messo tutto insieme e ci ho fatto una storia politica dove al posto dello zombie avevi fondamentalmente della gente che si trasformava come nella mosca in enormi locuste e divorava qualsiasi cosa. Quindi era un po' una metafora, diciamo, dell'essere umano, no? In questo senso, brutalissima, dove appunto questa storia di quest'uomo che salva questa bambina da questo culto religioso, appunto tutto in tema religioso, e deve scappare con lei, fa di tutto per portarla in salvo. E tribola. Alex Nieto comunque molto bello. Sì, disegnatore di Madrid e colorista, fa tutto. Oltretutto Alex, gli sono arrivati i complimenti per Locust da Mike Mignola, quindi è stato emozionante. Un nome a caso proprio, eh. E l'ultima, che è proprio qua in esclusiva per il Comic Con, perché uscirebbe se no a metà maggio, è Bitterroot. Proprio questa va un pochino a sancire in modo maggiore la nostra collaborazione con la Image Comics. Io non so che dire, perché è uno dei titoli più belli che abbia mai avuto sotto mano.
cioè il disegno, la storia, per l'appunto questa storia ambientata negli anni 20 ad Harlem con questa famiglia afroamericana che combatte i mostri, oltretutto che ha vinto l'Eisner nel 2020 come miglior serie. È proprio un prodotto che oltretutto Regina King ci sta facendo un film con la Lionsgate di, di Bitterroot. C'è stato un prodotto che quando l'ho visto non l'avevo neanche letto, ho però cercato in tutti i modi di prendere la licenza e è andata piuttosto bene. E le novità del Comic Con, diciamo, sono queste. Poi ogni mese noi abbiamo un minimo di una o due novità in uscita, sicché il prossimo mese ce ne sono delle altre. Che non si possono dire, non spoileriamo, sai. Non spoileriamo. No, non siamo nella CIA, non ci sa niente di segretato. No, il prossimo mese esce Valeria. Cioè a maggio esce Bitterroot, ma in anteprima qua per il Comic Con. Il prossimo mese invece a giugno uscirà Valeria, che è uno spin-off di Barbarian King su uno dei personaggi appunto della serie. E poi a luglio il secondo di Captain Canuck, si trotta. E Doomsday Machine 4, perché poi vedi, ce n'è talmente tanti e mi dimentico. Avete già dei progetti post Doomsday Machine? Insomma, non voglio spoilerare, però voglio sapere se dopo il Weird Western avete qualcosa di altrettanto folle da proporre all'interno di Doomsday Machine come tematica. Ma sicuramente qualcosa ci facciamo, ancora non abbiamo niente in mente. Dobbiamo pensarci perché manca poco comunque, cioè almeno ne manca tre in questo momento, quindi dobbiamo iniziare a pensarci. Nel mentre abbiamo fatto Giallo, questa è una rivista horror ambientata però in Italia, proprio il giallo viene dal genere giallo all'italiana, apprezzatissimo all'estero, dove dentro ci sono di solito 5 storie, non per forza autoconclusive, brevi, legate al folklore, serial killer, terrore cosmico, mostri, però l'importante è che sia ambientata in Italia, legata proprio all'orrore classico per cui eravamo veramente tanto stimati nel nostro paese. Ci sono anche dentro degli articoli legati alla tematica e... Ho visto che c'era un articolo forse con Barbara Baraldi. Sì, c'è un'intervista a Barbara, sì. E tutte di... questo qua l'ha fatto lo cura Mario Moschera, la parte di interviste, articoliste, eccetera, eccetera, che è il nostro ufficio stampa. Per ora, al momento, diciamo, a tamponare Doomsday Machine abbiamo anche Giallo, che è una rivista ben diversa perché non è spillata, è brossurata, ha dentro gli articoli, eccetera, eccetera. Però per Doomsday dobbiamo pensare a una tematica nuova, chissà. Il giallo inizialmente era proprio un'idea per la terza fase di Doomsday, poi però si è detto ma facciamo proprio una rivista legata a quello, e al momento non lo so sinceramente, però ci si penserà. Ci stupirete con esplosioni atomiche che non possiamo immaginare. No, sicuro, però sì, ci stavo ragionando ora, magari mi veniva ora un'idea, ma... Una rivista dedicata ai nerd alle fiere del fumetto, esplorate tutte le sfere di noi poveri cristi che veniamo qui a spendere soldi e a spulciare sì, negli stand. Apocalisse nerd, tipo. Beh, non sarebbe male. Dai, guarda Massimo, io ti ringrazio tantissimo e spero, insomma, che possiate portare avanti tantissime pubblicazioni ancora e andare avanti per molto. Grazie per l'intervista e, insomma, ci vediamo su questi schermi, ragazzi. Grazie.